dite, stasera devo andare a tifare Inter? Devo andare a tifare Inter, qua non si capisce un cazzo nel frattempo. Comunque, vabbè, partita finita, ragazzi. Allora, ragazzi, sapete quali saranno gli alibi di questa sera di chi non capisce un cazzo? Sapete quali saranno gli alibi di questa sera di chi non capisce un cazzo di calcio? Che sul primo gol del Milan c'era fallo prima sul Quadrado e poi il 2-0 è nato da un passaggio sbagliato di Vlahovic. Questi saranno gli alibi di chi non capisce un cazzo di pallone. Poi, non consideriamo che per 75 minuti anche stasera abbiamo fatto letteralmente cagare. Non importa, l'importante... scusatemi... L'importante è dire, il fallo sul Quadrado, Vlahovic ha sbagliato quel passaggio. Allora ragazzi, voi avete capito, che qua, qua se non va via l'invertebrato che abbiamo sulla nostra panchina, qui non cambierà nulla, non cambierà nulla. Già si erano esaltati gli abitanti della Mongolia, che i due vittorie contro due squadre accise e messe in croce come Bologna o Maccabi Tel Aviv e facevano i tweet dove sono gli allegri out. Siamo qui, mo stasera voi dove siete? Dove siete i sostenitori di quel pezzo di merda? Stasera dove siete? Dove siete? Uscite fuori stasera, uscite fuori. Com'era il vostro vate? Come aveva detto il vostro vate? Provate a togliere 5 titolari al Milan, vediamo che risultati porta. Ha visto che risultato da Porteto, no? Stasera Jugend Gabbia al Milan, titolare, ha giocato Gabbia e Pobega a centrocampo. De che stiamo a parlare? Brahim Diaz. De che stiamo a parlare? De che stiamo a parlare? Da qualsiasi punto di vista la vuoi mettere, caro Allegri? Sei un incompetente del cazzo. Ti devi dimettere, te ne devi andare a fare in culo. Non ti sopportiamo più. A ottobre è finita la stagione della Juventus. Virtualmente, potenzialmente, domani se il Napoli vince o se l'Atalanta vince, stiamo a meno 10 a ottobre. Te ne devi andare, in Champions siamo l'85% fuori, siamo in Europa League, te ne devi andare, porco Dio, te ne devi andare. Ci hai rotto i coglioni, ci hai anestetizzato la passione, ci hai anestetizzato il tifo per questa squadra. Te ne devi andare, porco Dio! Te ne devi andare, porco Dio! Te ne devi andare, porco Dio! Ci hai anestetizzato la passione, il tifo per questa squadra. Hai bruciato Vlahovic, Locatelli, dopo quell'intervista che hai fatto a Sconcerti, che l'hai considerato un panchinaro, l'hai ucciso Locatelli, mentalmente l'hai ucciso. Locatelli non è in brocca mezza, manco a pagarlo. Addio, io lo sapevo ragazzi, perché adesso chi verrà criticato sarà Vlahovic. E dopo Dybala, e dopo Kulusevski, e dopo Bentancur, e dopo De Ligt, e dopo Cancelo, che non sa difendere, mo tocca a Vlahovic, perché mo Dybala non ci sta più, e quindi adesso non possono criticare più Dybala, mo non criticherà Vlahovic. Quando Vlahovic manderà a fare in culo questa società, e io penso che lo farà molto presto, se quell'incompetente continuerà a rimanere sulla nostra panchina, poi si scaglieranno su un altro calciatore, prenderanno di mira, che ne so, Milik, o prenderanno di mira un Chiesa che magari rientrerà, o prenderanno di mira un Di Maria, o prenderanno di mira un Pogba. Vedrete ragazzi, io le cose che dico ci potete mettere la firma Cusang, ma dove cazzo vogliamo andare ragazzi? Allora, cacciare Allegri, ragazzi, non, secondo me non risolverà tutti i problemi, ok? Non è che tu cacci Allegri e magicamente ci sono risolti tutti i problemi, però la strada è segnata. Innanzitutto incomincia a togliere un problema, un grande problema, perché per me Allegri è un grande problema. Poi fateci caso, sempre così ragazzi, sempre così, ogni qualvolta che la Juventus gioca uno scontro diretto, tra l'altro apro e chiudo parentesi, non vinciamo un big match da un anno e mezzo non vinciamo un big match, l'ultimo big match l'ha vinto Pirlo, Juventus-Inter 3-2, c'era Pirlo in panchina, a Milano contro il Milan non vinciamo da 2 anni e c'era Pirlo in panchina, un neofita.
Fateci caso, ragazzi, quando la Juventus, con Allegri però, io solo con Allegri l'ho notata questa cosa qui, perché lui le fa queste cose qui. Quando la Juventus in un big match sta perdendo 1-0, no, piglia il secondo gol, subito fa il cambio, subito fa due cambi. Chi te mo, i cagni la fa la prima, non dopo che ha pigliato 2-0, una volta che tu la pigli il tuo secondo gol, a chi vuole la lascia do cazzo? A chi voleva la lascia do cazzo che tu fai i cagni sopra 2-0? Cioè tu per fare i cagni aspettate per il secondo gol. Devi aspettare di prendere il secondo, ma fallo prima. Fallo sopra 1-0 i cagni. Se vedi che c'è qualcosa che non va, fallo sopra 1-0 i cagni. Che cazzo aspetta che ti pigli 2-0? Che cazzo aspetta? Poi adesso su 2-0 criticheranno Vlahovic perché quel pallone lì è Bonucci che sta così e si fa superare da Brahim Diaz. Ma perché non lo piglia a Diaz un mini Mandela? Perché non lo prendi pure e butti giù? Cioè vabbè, prendi il cartellino giallo ma almeno lo fermi. Guardate Bonucci come si fa a saltare, così rimane. E quello se ne va in porta. E ricordatevi ragazzi che questo passaggio che ha sbagliato Vlahovic li sbagliò anche Kulusevski. Ricordate Kulusevski in Torino-Juventus 2-2 che fece quel passaggio e mandò in porta Sarabria? E lo fece anche contro la Lazio che mandò in porta Correa, se non vado errato. Poi qualcuno, se si ricorda, me lo scriverà nei commenti. Uguale, quello vuol dire quando un calciatore non ci sta che a cap, perché è il collettivo che non funziona. Il collettivo che non funziona. Adesso quelli là che dicono, ma mancava Pogba, Di Maria e Chiesa, ma mai vedete quanti giocatori mancavano a Milan oggi? Eh? Un Milan che gabbia e pobega, che gabbia e pobega, quanto mancavano Saelemaekers, quell'altro là, Calabria, quell'altro, guarda quanti giocatori mancavano a Milan oggi. Ah sai, e ripeto il Milan, eh? Che ha meritato la vittoria, ha meritato la vittoria il Milan, ha meritato la vittoria, non ha fatto neanche questa grande partita e ci ha battuto 2-0. Figuriamoci se il Milan avesse avuto tutti i titolari e fosse andato a 100 all'ora, ce ne facevano 4, 4 ce ne facevano. E io volevo che ce ne avevano fa 4, volevo che ce ne avevano fa 4. I stupidi già ce ne avevano fatte, Bologna e Bologna, due vittorie di fila. Un capito un cazzo da pallone. Voi da pallone capite un cazzo. Andate a seguire il basket, andate a seguire il cricket, andate a guardare altri sport. Andate a guardare altri sport, sentite a me. Sentite a me. Che faccio da me, Jacobs. Il giorno che ce lo toglieremo dalle palle. Madonna mia, quanta bottiglia di champagne stappa. Una vi direi. Me ambriaca! Me ambriaca! Me ambriaca! Ciao ragazzi, Allegri out ora e per sempre, sempre!